L'Osservatorio sul fenomeno dell'usura, organismo consultivo dipendente dal Consiglio regionale del Piemonte, ha ospitato all'Arena Piemonte la conferenza Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro. Quando il denaro ci sfugge di mano, debito, gioco d'azzardo e usura. Relatore dell'evento Antonio Caielli, promotore di esperienze di educazione finanziaria viste da una prospettiva indipendente e sociale. Il formatore ha presentato il fenomeno del gioco d'azzardo come uno degli aspetti del nostro rapporto con il denaro, trattando in profondità gli argomenti sulla vulnerabilità biologica e sociale. Questa conferenza chiude un percorso bellissimo, professionalmente, umanamente, fatto con i ragazzi di tutte le scuole del Piemonte. Abbiamo ragionato con loro su quello che noi possiamo fare, quindi non trattando soltanto quegli elementi legati alla criminalità, vicino al gioco d'azzardo, ai fenomeni come il sovraindebitamento e l'usura, ma a quello che facciamo noi tutti i giorni, alle scelte che facciamo, perché tutte le volte che usiamo il nostro denaro esprimiamo le nostre preferenze. Se vogliamo favorire un certo tipo di mondo oppure un altro, premiarne un altro. E i ragazzi sono stati veramente, veramente profondi nelle loro valutazioni, perché poi il concorso ha mirato a far elaborare le cose che abbiamo detto in questi mesi. In questa conferenza le abbiamo ripresi e una delle frasi, vi racconto una cosa che mi ha colpito molto, è stata quella di una ragazza che peraltro ritengo sia stata, mi pare, la vincitrice, che diceva: una delle cose più gravi che sono successe negli ultimi anni, quando cioè il gioco si è aperto in modo più libero a tutti, è stata la sottovalutazione della reazione delle persone, e questo dimostra con quale maturità questi ragazzi si avvicinano a questi temi. Forse hanno capito, come dire, più di noi che cosa sta succedendo, che cosa è successo in passato. Chiudiamo questo percorso sperando di aprirlo l'anno prossimo con lo stesso entusiasmo con cui è stato fatto da parte di tutti.